Sono tornata con un altro video, oggi andiamo a fare la spesa. Perché volevo farvi vedere cosa compro di solito? Perché il mio motto è siamo quello che mangiamo. E quello che mangiamo è quello che noi decidiamo di mettere sia in frigo che in credenza. E tutto parte da una buona spesa, che sia per fare una dieta, un'alimentazione fitness o riequilibrare la propria alimentazione, tutto parte dalla spesa. Quindi adesso vi faccio vedere cosa compro. Ovviamente tutto dipende da anche la vostra situazione familiare, se abitate con i genitori, se abitate da soli, quindi io comprerò anche cose per la famiglia, però vi farò vedere principalmente cosa compro di solito per la mia alimentazione. Si parte. Andiamo a comprare il pollo ruspante che cammina e corre nel prato. Abbiamo portato il pollo, questo qua è? Sì. Fammelo vedere. Oddio, poverino! Cos'è questa testa? Pollo allevato all'aperto. Che carina la testolina. L'aria moderna. Sai, ma me lo stai pulendo, vero? Non è che me lo dai con quella testa. Se vuoi lo facciamo. Aiù, che bello! C'è proprio... C'è. Quindi eccomi arrivata al supermercato, non vi sto a dire l'acqua perché è naturalmente acqua naturale sempre. Oggi ho comprato dell'insalata, uso anche moltissimo i finocchi, un ottimo drenante, contengono molta acqua. Questi limoni per la prima colazione, come sapete bevo sempre un bicchiere di acqua con mezzo limone spremuto. Per quanto riguarda la verdura, veramente scegliete quello che volete, verdura a foglie verdi, in questo caso io ho scelto della verza, uso tanto anche gli spinaci, l'insalata, peperoni non è proprio la stagione, neanche dei pomodori, però i cavolfiori, i broccoli, il cavolo verza, il cavolo romanesco, veramente sfiziatevi con le verdure perché soprattutto quelle di stagione. Le mele per le mie merende, come al solito, questi sono tutti i succhi di frutta che io cerco di evitare perché è pieni di zucchero. Le arachidi, noci, frutta secca, insomma, andateci piano, ma non abbiate paura di mangiarli, così come anche l'avocado, perché sono buoni grassi da usare al posto di grassi saturi. Le arance, i kiwi, andateci veramente con la frutta e poi in base ai vostri obiettivi scegliete insomma se mangiarlo come post workout, come merenda, al mattino, insomma quando volete voi. Come post workout ci sono le gallette di farro, di riso, di mais, ma anche come colazione, a cena, insomma le uso tantissimo. Qui ci stiamo dirigendo verso il reparto degli affettati, avete visto prima il salmone, il salmone affumicato, uso anche quello, oggi ho comprato del tacchino, lo uso soprattutto quando devo per la merenda, quando non ho altro da preparare, insomma come last minute è utile. Questa è la pasta integrale, tutti i latticini che... ricchi di grassi saturi, molto buoni ma ricchi di grassi saturi, lo yogurt greco colato 0%, ho preso direttamente tutta la vaschetta, lo uso la mattina soprattutto e come merenda, a volte come fonte proteica. Questi sono tutti gli altri yogurt che per me, a mio avviso, pieni di zucchero. Il formaggio quanto è buono. Ecco, arrivate a il reparto delle spezie, quindi un'ottima soluzione per condire i vostri piatti senza aggiungere sale, quindi veramente spezie andateci come volete, curcuma, prezzemolo, aglio, cipolla, zenzero, peperoncino, andateci veramente come cioccolato volete. Cioccolato extra fondente, questo, cioccolato bianco, gelato e cacao. Cioccolato al latte.
colombe. Sai che sorprese di merda che trovi sempre ogni volta? Uovo enorme e poi la sorpresa cacata. Poi dovevo comprare anche le uova, naturalmente uova biologiche, quindi da allevamento all'esterno. Sempre meglio delle uova. Voi fate attenzione al numeretto che c'è scritto sulle, sulle uova. Da 0 a 1 va bene. 2 vuol dire che sono state allevate a terra. 3 vuol dire che sono state allevate proprio in gabbia. Questo è un reparto da cui passo sempre molto velocemente. Eh sì, i pangistelle. Ma questi quanto sono buoni? Tipo io me ne mangiavo 6-7 per volta. Oh, troppo buoni. E questo è il cacao. Giornata sgarro. Sarà il mio. Andiamo a vedere che c'è qua. Ah, dobbiamo comprare l'aceto balsamico di Modena Ponci. Questo è buono? Andiamo. Pure vorremmo qualcos'altro. Tonno. Tonno grano. Sempre. Ma ce l'ho. Caramelle. Passiamo dritti. Cioccolato extra fondente. Che il cioccolato si mangia, vero? Però extra fondente. 82% almeno. Eppure fondente con mandorle. Fondente con nocciole intere. Bianco. Ho fatto la crema di nocciole ieri. Sì? Bianco. Proprio una salsa. Riso venere. Questo è troppo buono, questo riso. Che bello. Riso integrale. Riso orzo e farro. Tutti i cereali da utilizzare. No. Ah, senza glutine. Passiamo ora dal reparto della verdura surgelata, che è un'ottima alternativa quando si ha poco tempo o un budget ridotto, non è da sottovalutare, insomma, quando non avete tempo. Questi sono tutti prodotti già preparati, prefritti, prodotti con carne impastata, cioè assolutamente no. Cuore di filetto di merluzzo, anche quello dipende dal vostro budget, ma preferite sempre prodotti freschi. Questa è stata quindi la spesa di oggi, molte cose ce le ho già in frigo, come vi ho detto. Questo è il pollo ruspante che ho comprato dal mercato. Come vedete ha un colore molto più giallo rispetto all'altro pollo allevato a terra che si compra di solito al supermercato. Questo perché? Perché è alimentato diversamente, contiene molti più cereali la sua alimentazione, quindi è da lì che prende questo colore giallo. E poi è allevato all'aperto, quindi mangia un po' quello che gli capita. Insomma, è da preferire al pollo tradizionale, questo è certo. Quindi adesso mi metto a preparare il pranzo, naturalmente pollo. Buongiorno piccoli coniglietti. Quindi qui ce ne sono 3. Bianco, bianco e beige, tutto marrò. E qui ci sono gli altri 2. Ne abbiamo uno che poverino non cammina tanto bene, che viene sempre.
e l'altro bianco di là. Ciao. Ciao, Lucio. Ora dobbiamo dargli un nome, non hanno ancora un nome. Se avete delle idee, lasciatemelo pure nei commenti. Ciao. Quindi se avete qualche idea su come potremmo chiamarli, lasciatemi nei commenti delle idee per qualche nome carino. Per questi coniglietti. Amore. Bello. A terra, dai. Forza. Spero che questo video in ogni caso vi sia stato utile, almeno per le prossime volte che andrete a fare la spesa, magari potrete avere un'idea su cosa comprare per cominciare a riequilibrare la vostra alimentazione. E certo non è facile farlo dall'inizio in modo drastico, quindi vi consiglio magari di ogni giorno cambiare un po' delle vostre abitudini, perché le abitudini sono difficili da cambiare, questo lo so. Però nulla è impossibile, con un po' di buona volontà ce la possiamo fare. Ricordatevi che per prepararvi a quest'estate, se il vostro obiettivo è quello di modificare un po' il vostro corpo, per prepararvi a quest'estate non dovete cominciare il 15 maggio o il 16 maggio a andare a fare la dieta, andare in palestra, no, va fatto il cambiamento, va iniziato da adesso, anzi è già troppo tardi, quindi cosa aspettate? A mettervi sotto? Ciao amore! E se avete delle richieste per qualche video non esitate a scrivermelo nei commenti. E con questo, con i miei 7 piccoli coniglietti che zompettano liberi per casa, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e al prossimo video, un bacio!